Il Reggiana 2002 Ariete fu la terza cellula progettata dalle Officine Meccaniche Italiane Reggiane, successiva al Reggiana 2000 e 2001. I due precedenti velivoli, grazie alla perfetta aerodinamica delle ali, presentavano una manovrabilità eccezionale nel combattimento ravvicinato e manovrato, tolleravano i più critici assetti di volo, erano robusti e buoni incassatori. Pensare di mettere a frutto tutte queste doti in un nuovo caccia che possa anche essere utilizzato nell'assalto fu una conclusione abbastanza logica. Il Reggiana 2002 era un monomotore monoposto ad ala bassa, a sbalzo, dalla struttura interamente metallica. Il motore installato su Reggiana era il 14 cilindri Piaggio 19 turbine, di tipo radiale, che era raffreddato ad aria. Ciò gli permise di sviluppare la potenza di 1160 cavalli. L'Ariete era armato con due mitragliatrici Breda Safat calibro 12 mm, posizionate al di sopra del motore, e con altre due mitragliere da 7,7 mm alloggiate all'interno delle ali. Ormai provati dall'impiego operativo e sovente afflitti da problemi al motore, gli 11 Reggiana 2002 Supersity vennero ritirati dal servizio di prima linea il 2 giugno del 1944 ed assegnati alla scuola addestramento caccia di Lecce e Leverano. Complessivamente la loro vita operativa era durata meno di 12 mesi.